Guagnus è con Luigi Moio, accademico e presidente dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino che è composta da 49 stati membri di tutti i continenti tra cui l'Italia e punto di riferimento scientifico e tecnico del mondo del vino internazionale. Questa istituzione intergovernativa fornisce ai paesi produttori e ai consumatori informazioni per sviluppare normative, ridurre al minimo gli ostacoli al commercio, promuovere una produzione sostenibile ma anche per proteggere i consumatori. Partiamo dall'attualità, ovvero dal tema vino, alcol e salute. Come può un prodotto così ricco di storia e di fascino, che ha conquistato il mondo, che è vitale per tanti Territori che sono bellissimi e visitatissimi. Relazionarsi con il salutismo, essendo anche alcol. Sotto attacco è essenzialmente l'alcol etilico, cioè questa piccola molecola con due atomi di carbonio, CH3 e CH2H, e ovviamente tutte le bevande che contengono questa molecola. Qui il vino contiene questa molecola, ma è completamente diverso da qualsiasi altra bevanda alcolica. Per quale motivo? Innanzitutto perché il vino è monoingrediente, cioè per fare vino è necessario utilizzare un grappolo d'uva e tutti i componenti che si ritrovano nel vino già esistono negli acini, già esistono in quel grappolo. Quindi chi li ha messi insieme in un certo senso è la natura, la vite e quindi tanto è vero che la cosa più semplice per produrre alcol è proprio quello di schiacciare un grappolo d'uva. Tutti i componenti sono in quel grappolo, quindi è monoingrediente e l'alcol si produce durante la fermentazione alcolica e non è mai molto elevato. I vini del passato erano molto bassi di gradazione alcolica, non è elevato e quasi l'87 per l 85, l 87% è d'acqua. Ma tra quei componenti che sono in quel grappolo ci sono componenti che hanno una funzione, una funzionalità attiva e positiva sull'organismo umano, su tutti per esempio i polifenoli. E quindi è una bevanda, tra virgolette, come dire, naturale perché viene fuori da un grappolo d'uva, è opera umana perché l'uomo deve seguire il processo e in pratica è semplicemente la trasformazione di ciò che già è la natura organizzata in quel grappolo. E poi ci sono tutti gli aspetti che diciamo da anni, il legame con i territori, il legame con gli uomini, il legame con, con il suolo e tutti gli aspetti culturali. Poi un altro aspetto che distingue il vino dalle altre bevande alcoliche è che viene quasi sempre o generalmente eh, dove appunto ci sono le basi per, di una cultura appunto del vino e una cultura anche se posso riferita alla bellezza della vita viene bevuto viene consumato in abbinamento al cibo e di solito in abbinamento al cibo diventa un complemento del cibo rende appunto il cibo più digeribile la carne più sapida quindi diciamo pulisce la cavità orale, dopo la deglutizione, viene bevuto in piccoli sorsi e siccome la quantità di alcol non è elevata, in piccoli sorsi gli enzimi deputati a degradarlo in prima in aldeidi acetiche, poi in acido acetico, fino a smaltirlo nell'urino, possono effettivamente funzionare e operare questa degradazione. E il problema invece è se viene assunto in dosi molto molto più elevate, perché in dose elevate una parte dell'alcol può raggiungere il cervello e quindi dando inizio tra virgolette alla gioia, all'ebbrezza, alla perdita appunto del controllo. Ma questi sono gli aspetti psicotropici dell'alcol. Perché in alcune delle più alte autorità scientifiche mondiali come l'OMS si pongono le basi per raccomandazioni e decisioni che equiparano il consumo di vino e superalcolici in rapporto alla salute senza fare distinzione. Il problema è che il vino è dentro questa storia in quanto bevanda alcolica, in quanto contenente l'alcol, ma l'attacco è come dire, il controllo che l'OMS, la sensibilizzazione dell'OMS verso l'alcol etilico in generale e ovviamente anche il vino è intrappolato in questo discorso perché l'alcol etilico è effettivamente più che gli aspetti legati appunto al cancro e dicevo su questo io amo pensare oppure rifletto quando penso a questa faccenda penso che sia stato usato anche probabilmente è stato usato in modo strumentale nel documento becca proprio perché la parola cancro è un deterrente forte per l'umanità anzi potrebbe far riflettere gli responsabili Coloro non disciplinati che abusano in alcol, perché effettivamente è inutile eh, nascondere tutto ciò, lo scenario è cambiato e eh, quindi l'età eh, media delle persone che si avvicinano alle bevande alcoliche si è molto abbassata, si consuma molto fuori pasto. Eh, e chiaramente si, eh, si esagera nel consumo e quindi eh, producendo tutti gli effetti, come dire, attivando tutti gli effetti psicotropici della bevanda. E, e non possiamo non dire eh, che l'alcol in generale oggi è la causa diretta e indiretta di morti importanti numericamente a livello planetario. E quindi oggi è, è in cui come dire, una parte dell'umanità ha messo la salute al centro del dibattito, al centro di tutto e quindi l'obiettivo è eh, appunto vivere più a lungo, l'obiettivo è stare bene in salute, spesso eh, eh, cadendo in un paradosso di rischiare di non vivere più. Se penso al fatto di non consumare carne, oppure di mettere in discussione lo zucchero, di mettere in discussione ovviamente i grassi, le cotture, i sistemi di cottura, eccetera, è chiaro che in questo discorso anche la problematica dell'alcol deve essere affrontata, perché soprattutto ci sono paesi in cui non esiste una cultura del vino, questo è il problema, probabilmente non c'è molto vino e consumano molti. Superalcolici, e quindi è un modo per tentare appunto di ridurre il consumo, ma in ridurre il consumo di queste persone, di questi consumatori. Io la penso un po' diversamente, io più che riduzione del consumo penserei più a un discorso di razionalizzazione, di consumo intelligente eh? e quindi di consumo moderato. Ma questo non è possibile farlo se non attraverso processi seri, veri, di educazione, di formazione, spiegando anche i possibili danni che l'alcol può determinare a livelli elevati. Quindi bisogna cominciare oggi, secondo me, in età ancora, come dire, non dico da, da, da bambini, ma bisogna iniziare nelle scuole a comunicare tutto ciò per rendere ancora il vino più forte, per rendere ancora il vino, come dire più importante per consentire a tutti di gioire appunto della bellezza straordinaria di questa eh, bevanda, quindi dei processi di educazione. E, e invece io, è la cosa, non è possibile nascondere, non è possibile eh, come dire non spiegare tutto perché altrimenti si potrebbe anche pensare... Eh, che, eh, o sospettare che non ci sia un interesse verso la salute del consumatore, anzi secondo me è esattamente il contrario. E lo dico da presidente dell'UEV, c'è una commissione nutrizione e salute che è stata istituita appunto 30 anni fa, dove gli esperti scientifici di tutto il mondo lavorano e producono risoluzioni. Eh, se pensiamo a tutti gli aspetti, lasciamo perdere l'alcol, ma le tossine, le micotossine tutta una serie di problematiche molto più serie a questo punto, di contaminanti che eh, bisogna appunto controllare ed evitare che siano presenti nel vino, appunto l'attenzione è davvero molto 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 elevata, proprio perché tutti noi vogliamo che il vino si diffonda sempre di più e venga, venga consumato in ogni angolo eh, del mondo. Ecco, questo è un altro aspetto, perché poi nei paesi in cui non c'è una storia viticola e non c'è una storia divino e quindi enologica, e chiaramente lì il processo di educazione deve essere ancora più elevato, perché mentre noi probabilmente abbiamo avuto la fortuna di nascere in Italia, eh, ma eh, nascere in Italia eh, penso che tutti abbiano visto le vigne, le, 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 i paesaggi bellissimi, no? il, i paesaggi associati alle vigne, alle cantine, e poi è avvenuta una trasmissione di valore all'interno della famiglia, e quindi abbiamo vissuto tutto ciò e per certi versi siamo stati già naturalmente educati al vino. Cioè, secondo me, chi nasce in Italia è già educato al vino. Lo stesso chi nasce in Francia, chi ha avuto la fortuna di nascere in Spagna. Il problema, invece, sono i consumatori dei paesi in cui non c'è questa tradizione. È lì che bisogna operare il massimo sforzo educazionale, se sì, il documento beh, è stato redatto tenendo presente un articolo che è stato pubblicato su eh, Lancet dove c'è questo eh, eh, legame appunto tra eh, alcol eh, e cancro senza tenere presente tra l'altro tutti gli effetti, tutti gli altri aspetti, tutte le altre dimensioni eh, come appunto lo stile di vita, l'ambiente, eh, le modalità in cui viene assunto. Eh, il, la, in cui viene assunta la bevanda alcolica eccetera così, e quindi è un documento scientifico che comunque è stato attaccato eh, perché appunto non eh, completo e non corretto in alcuni aspetti dalla comunità scientifica è stato attaccato e così l'ho detto prima in questo convegno ci sono più di 240.000 lavori scientifici che sono partiti e si sono moltiplicati in modo esponenziale soprattutto dopo il 1991-90 quando Renault appunto in Francia ad una televisione ehm, statunitense comunicò il paradosso francese e quindi probabilmente legato al resveratrollo ma poi sono partiti tutta una serie di lavori sui polifenoli, addirittura 90.000 pubblicazioni scientifiche e quindi sulla longevità, sulla dieta mediterranea, sul vino e salute eccetera. Quindi c'è una corposa e robusta documentazione scientifica sul vino che dimostra appunto che bevuto in modo moderato e soprattutto bevuto e consumato in uno stile di vita sano, e poi il stile di vita sano c'entra anche la cultura, cioè il vino, come dire, il vino attiva un rituale e non è possibile come dire consumare vino eh, se non si dispone dei bicchieri adatti eh, non è possibile consumare godere il vino eh, se non si deganta e si condiziona la temperatura cioè è un rituale culturale straordinario che diventa anche educativo e, e quindi eh, come è possibile eh, degustare un vino se prima non viene scelto e se non viene abbinato a un cibo e quindi questa è una parte Importante della nostra cultura mediterranea e della cultura dove il vino è diventato quello che, che conosciamo oggi. E, e chiaramente, eh, bisogna produrre dei rapporti approfonditi, minuziosi e corretti dal punto di vista scientifico dove and e andare nelle sedi opportune, nelle commissioni a dialogare, a confrontarsi per far capire che il vino è tutta un'altra cosa dal semplice alcol. Il vino non è semplicemente alcol, assolutamente. Tra l'altro, l'ho detto e lo dico spesso, per millenni <ride> è stato l'alleato dell'uomo per bere e idratarsi in modo sicuro, perché con l'acqua si moriva. L'acqua era estremamente pericolosa. Io ricordo spesso anche l'aceto la posca dei romani che i soldati diedero a Gesù quando era in croce e soffrivo, mi ricordo quando ero piccolo, rimasi colpito, dico ma quanta crudeltà questi soldati chiede acqua e gli danno l'aceto. Poi ho scoperto, leggendo e approfondendo, che era il liquido che bevevano l'oro perché era eh, appunto aceto anacquato perché l'aceto con un'acidità ancora più alta e, con, e quelle poche tracce di alcol rendevano il liquido acquoso, diciamo sicuro dal punto di vista microbiologico. E quindi questi sono aspetti che secondo me bisogna considerare e che non è possibile dimenticare. Luigi Moio è anche produttore di vino, professore universitario e presidente dell'ONU del vino. La sua visione del settore e quindi da imprenditore, da scienziato e da politico. E allora le chiediamo, quali saranno le questioni di cambiamenti più importanti che il vino dovrà affrontare nel prossimo futuro per continuare a crescere? Il vino si è imposto e si sta imponendo sempre più come fenomeno su scala planetaria, planetaria e la comunicazione. Secondo me bisogna cambiare un po' la comunicazione. Eh, bisogna, bisogna comunicare di cose vere, con estrema chiarezza. Bisogna far capire, per esempio, che un vino: ecco, questo è un altro aspetto importante al quale eh, che, che veramente mi sta molto a cuore, quando parliamo di denominazione, no? Parliamo di un vino di denominazione, un vino di appellazione. Ma chi è il proprietario di una denominazione? La collettività. Siamo tutti noi proprietari di una denominazione. E quindi paradossalmente in un vino di denominazione: Viene venduto giustamente, come diciamo spesso, un territorio e quel vino deve essere corretto, non può essere, non può presentare difetti, perché altrimenti danneggia la denominazione, viene venduto semplicemente perché rientra in quella denominazione. E questa è l'altra confusione che sta accadendo. Al di fuori di una denominazione, io penso che ognuno è libero di fare quello che vuole, ma le denominazioni vanno... Rispettate e i vini all'interno della denominazione devono rientrare in un modello di identità sensoriale che li accomuna, perché questa poi è la bellezza del vino: è no? la grande diversità. E il vino si è imposto proprio perché è diverso e legato ai territori, in un mondo in cui ormai si va verso l'omologazione e quindi questo bisogna mantenerlo e quindi secondo me anche questo aspetto è un problema di comunicazione, ecco. È un problema di comunicazione. Secondo me si parla molto, si comunica velocemente, superficialmente e non approfondendo mai alcune problematiche e oggi come dire la differenza tra vino e, 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 tutto, e tutte le altre bevande, ma anche gli alimenti, proprio, sono proprio questi, i luoghi di produzione, eh, la gente vuole visitarli, il successo dell'enoturismo, no? eh, quando ero piccolo, quando sono uscito dalla scuola enologica, era impensabile eh, che, che le cantine diventassero dei teatri praticamente, eh? dei teatri, quindi visitabili. Oggi tutto questo bisogna, bisogna uh, uh, come dire, amplificarlo sempre di più e comunicare, secondo me, la verità. La verità è bellezza e siccome il vino è bello è un modo questo per comunicare la bellezza del vino e secondo me su questo aspetto un cortocircuito negli ultimi anni si è generato.